deciso, carismatico, vincente in passato e speriamo anche in futuro, al più presto. Rudy Garcia, 50 anni tondi tondi, si è riscoperto pilastro indispensabile di una Roma ambiziosa. Mentalità e idee portate direttamente in campo, con acquisti intelligenti ed intuizioni quasi sempre azzeccate. Sabatini ha fatto grandi cose, impossibile negarlo, ma non c'è dubbio che da quando Garcia è approdato sulla panchina giallorossa, anche le scelte di mercato siano andate via via migliorando. Da poco più di un anno, giugno 2013 per l'esattezza, i giovani di Belle Speranze non rappresentano più il succo delle campagne acquisti romaniste, bensì il contorno. Il piatto forte è il sapore dell'esperienza e della personalità, con tutto il rispetto per chi deve crescere con calma e pazienza. Garcia in tal senso sta dando indicazioni chiare, anzi, le ha sempre date anche nel suo percorso in patria. Le squadre si fanno con gente già pronta, le baby promesse possono attendere. Se il Marquinhos di turno, fino a un paio di anni fa, veniva lanciato titolare a soli 18 anni senza alcun patema d'animo, ora per i ragazzi in erba lo spazio è più ristretto. A pagar dazio fin qui sono stati Tim Yedvai, praticamente mai utilizzato da Garcia lo scorso anno, Alessio Romagnoli, ceduto alla Samp in estate per far posto ai più esperti Astori e Yangambiwa, e le nuove leve di quest'anno, Leandro Paredes, Saliu Chan e Antonio Sanabria, schierati col contagocce dal mister francese. Hai mai pensato che per essere felici non ci serve la ricchezza? Il passato, dicevamo. Rudy sa cos'è la gavetta. Per arrivare a grandi livelli ha dovuto sudare anche parecchio. Durante il suo lungo cammino, di giovani ne ha incontrati molti, poche le scoperte dal nulla, tanti calciatori consolidati a buoni livelli. Nei 5 anni a Digione, Garcia non riuscì a sfoderare baby talenti di straordinario spessore, ma soltanto alcuni onesti lavoratori del pallone, protagonisti in seguito di carriere appena discrete, come il difensore Zviechki, il centrocampista marocchino Bourabia e l'attaccante congolese Yannick Yenga. L'unico elemento realmente portato in auge fu il centravanti bosniaco Vedad Ibisevic, che nel 2005-2006, all'età di 21 anni, siglò 10 reti in 33 partite in Ligue 2, prima di cimentarsi in un'avventura positiva in Germania, con le maglie di Haken, Hoffenheim e Stuttgart. Nel 2007 Garcia si ritrovò a guidare il Le Mans, portandolo ad un dignitosissimo nono posto in classifica. Anche qui pochi fronzoli, gente esperta e poco spazio ai giovani, se non ad uno, scoperto ed acquistato in estate dai belgi del Beveren dopo 14 reti in 61 partite ufficiali nell'arco di due stagioni. Gervais Lhomme Yao Kouassi, semplicemente Gervinho, che a soli 20 anni divenne pupillo di Rudy nonostante un'annata non esaltante nei paesi della Loira, con due miseri gol in Ligue 1 in 26 presenze. Per Garcia arrivò la promozione. Nel 2008 approdò infatti a Lille, ritrovandosi per le mani una serie di gioielli già inseriti nella rosa della prima squadra, ma non ancora esplosi. Adil Rami, Mathieu Debuchy, Johan Cabaye, Rio Mavuba, Michel Bastos, ai quali si aggiunse nel 2009 proprio Gervinho. Il capolavoro autentico di Garcia fu però un altro, Eden Hazard, classe 1991, lanciato da Claude Puel nel 2007-2008, ma allevato, coccolato e definitivamente consacrato da Monsieur Rudy nei successivi campionati. Attention Hazard, il est parti. Allez Hazard, tout seul aussi, il va tout seul Eden Hazard, tout seul. Ouais, avec Gervinho. S'il peut se retourner, Gervinho. Oh, qu'il est beau, qu'il est magnifique. Alors ça. Ah, ça c'est extraordinaire. C'est dangereux. Cinque stagioni a Lille, coronate da un preziosissimo double, vittoria del campionato e della Coppa di Francia nel 2011. Due gioielli direttamente lanciati dal mister, il terzino Lucas Digne, oggi al Paris Saint-Germain, e Divo Origi, attaccante belga ancora a Lille, ma prossimo sposo del Liverpool, e già protagonista ai mondiali con la maglia del Belgio. Hazard sul fondo, mette il pallone, Origi, con la porta spalancata, non sbaglia, in classe 95, il Belgio gioca malissimo, ma va in vantaggio, 3 dalla fine con Origi. Due eccezioni che confermano la regola. A Rudy non piace costruire partendo dai giovani, meglio inserire ragazzi già formati e pronti in una struttura efficiente. Proprio quello che accade oggi alla Roma, che negli ultimi due anni ha visto aumentare significativamente l'età media dei nuovi acquisti. 22,8 con Luis Enrique, 22,6 con Zeman. Nell'era Garcia si è passati ai 26 tondi tondi del primo anno, ai 25,4 dell'ultima estate. I numeri, anche in questo caso, parlano chiarissimo. Et puis seulement quand c'est fini.